E ben ritrovati per parlare con noi, con TG Architettura, delle notizie che riguardano proprio questo affascinante mondo dell'architettura e del design. Ripartiamo subito dai Paesi Bassi per parlare dell'ultima opera a cura di un studio che ha aperto i battenti a Spijkenisse nei Paesi Bassi proprio. Il nuovissimo Teatro de Stoep, che è stato progettato da Ben van Berkel, occupa una superficie pari a 5.800 metri quadrati. La facciata principale dell'edificio è definita da due ordini sovrapposti, una porzione inferiore che è completamente vetrata ed una superiore che invece è avvolta da un doppio rivestimento in alluminio bianco forato dal quale si intravedono punti luce LED di color porpora che illuminano il fronte nelle ore serali. Deve essere veramente suggestivo. E ci crediamo, basta immaginarlo. A questo punto lasciamo il mondo del teatro per passare al mondo degli store, cioè dai luoghi della cultura ai luoghi del commercio. Infatti Sir Trudon, che è il brand più sofisticato nel mondo della cereria, che ha accontentato, pensate, i capricci di clienti molto esigenti come Maria Antonietta e Catherine Deneuve, si avvale della firma e quindi anche del gusto, non c'è solamente il suo tocco, di Dimor Studio per il suo nuovo store parigino. Siamo in Rue Saint-Croix, precisamente della Bretonnerie. E la storicità del marchio, che esiste, pensate, dal 1643, ad ispirare il lavoro di Emiliano Salci e Brit Moran, basti pensare, insomma, agli scacchi del pavimento in cementina nei toni del Bordeaux, e poi del celeste polvere, non solo dell'avorio, che dialogano con le pareti, che sono pareti specchiate, e i rami bronzei che sorreggono le storiche candele. Tutti gli arredi sono realizzati su misura proprio da questo studio, è tutto pensato quasi ossessivamente nel dettaglio, una cura quasi maniacale, fino alla tenda in raso blu plissettata della vetrina che fa da sfondo a quella che è la struttura in ottone che risale agli anni 50. E dal Giappone abbiamo sempre le notizie più innovative per quanto riguarda la costruzione e l'architettura. Ed è quello che riguarda infatti la residenza Repository, che si trova ad Asahikawa, nell'isola giapponese di Hokkaido, che è stata realizzata dallo studio Yun Igarashi Architects. E nella regione l'estate supera i 30 gradi e l'inverno scende a meno 30 gradi, quindi ci voleva proprio una struttura che potesse far fronte a questa escursione termica. E quindi per questa esigenza risponde l'architetto con una casa dalle piccole aperture e alte prestazioni di isolamento. L'involucro è stato realizzato in legno di pino di Hokkaido e una zona cuscinetto di piccole stanze ha il merito di migliorare le prestazioni termiche della residenza ispirandosi ai principi di funzionamento della casa passiva. Trasferirsi nel nord Europa lo faresti? Io andrei ovunque. Forse sarebbe un buon modo per lottare contro il caldo estivo delle nostre città, ma al di là, insomma, del clima e del meteo, andare nel nord Europa ci consentirebbe di vedere tanti appuntamenti legati all'architettura, appuntamenti che sono imperdibili. E allora noi andiamo in Danimarca, perché il Danish Technological Institute di Tastrup ospita quest'ultima realizzazione firmata da Müller Architects. Si tratta dell'istituto di ricerca che provvede alla consulenza in ambito sia nazionale che internazionale per l'industria alimentare e distributrice di carni. La nuova costruzione ricalca l'impianto dello stesso DTI progettato negli anni 70 da un architetto che risponde al nome di Wilhelm Wöhlert, definito da una forma a spirale appoggiata su un parco verde. I volumi, che sono volumi dalla geometria semplice e austera, sono avvolti da un involucro in mattoni rossi con architravi in cemento a vista che inquadrano le aperture.